Si è tenuto ieri a Rocca San Giovanni il sesto evento di avvicinamento al Festival Nazionale dei Borghi più belli d'Italia. Tutto il fascino del porticciolo di Valle Vo, le sue acque turchesi e la bellezza senza tempo del borgo medievale sono stati immortalati nel concorso fotografico estemporaneo che ha avuto come ospite d'onore il fotografo Luciano D'Angelo. Antonio Di Marco, presidente dell'Associazione I Borghi più belli d'Italia, Abruzzo e Molise, oggi a Rocca San Giovanni, sesta tappa di avvicinamento al Festival Nazionale I Borghi più belli d'Italia. Eh sì, siamo arrivati al mare il blu dell'Adriatico, questa costa straordinaria che ci porta a far conoscere un borgo medievale qui nel centro storico di estremo interesse, ma soprattutto la costa con i trabocchi che è un unicum rispetto allo scenario dei borghi più belli d'Italia, quindi Rocca San Giovanni è veramente una tappa importante perché consente di conoscere luoghi particolari e unici. Con il sindaco e con l'amministrazione abbiamo messo in piedi un progetto che vede la fotografia al centro della giornata, quindi un walk che consente a diversi fotografi che da questa mattina stanno immortalando diversi luoghi del borgo, e nel pomeriggio andremo a premiare i migliori che si sono confrontati in questa esperienza che abbiamo messo in piedi. Ma la cosa anche interessante sono i ragazzi del borgo, delle scuole di Rocca San Giovanni che hanno inscenato, stanno inscenando nel centro storico il racconto della storia di Rocca San Giovanni, quindi c'è veramente un'atmosfera magica, direi anche molto romantica, molto bella, molto all'insegna dell'estate, che fa conoscere un borgo dove si può venire a fare sicuramente vacanza, non solo per andare al mare ma anche per stare nel centro storico. Quindi vince la sfida del coordinamento regionale Abruzzo e Molise, anche l'idea di mettere insieme luoghi diversi, da Pesco Costanzo, da Scanno, da Rocca San Giovanni, per arrivare a Città Sant'Angelo, a Bateggio, Caramarico. Insomma, è un confronto continuo tra esperienze uniche e irripetibili, come dico spesso, e che consentono anche ai tour operator, ai nostri amici turisti che vengono a conoscere l'Abruzzo, di poter approfittare di diversi punti di vista che noi riusciamo a raccontare e a far conoscere.